Ciao ragazzi, oggi un video rapidissimo ma molto utile perché tanti di voi che sono utenti Apple come me mi hanno chiesto: ma come posso sfruttare al 100% la cosiddetta ricarica veloce di Apple? Questo tra le mie mani è un iPhone XS Max e supporta la ricarica rapida. Apple ha introdotto la ricarica veloce dagli iPhone 8 in poi, quindi tutti i modelli di iPhone dall'8 ai successivi supportano questo tipo di ricarica che vi permette di ottenere in 30 minuti il 50% di carica della batteria. È una cosa che su Android esiste già da un po', però da quando Apple ha introdotto questa ricarica rapida per i suoi dispositivi c'è stato un incremento incredibile di carica batteria e cavi per appunto per la ricarica rapida che supporta i dispositivi della Mela. Allegato qui in descrizione in questo video troverete un link alla nostra guida sui migliori caricatori per appunto supportare la ricarica veloce dell'iPhone. La guida è sempre aggiornata, trovate anche i cavi di supporto per la ricarica veloce sugli iPhone e quindi, quando questo video sarà vecchio, voi comunque troverete sempre la nostra guida aggiornata con i migliori caricabatterie del momento. Sì, avete capito bene. La cosa buona è che Apple finalmente si è aperto un po' alla concorrenza, se così possiamo dire. Perché non dovete necessariamente acquistare un prodotto originale Apple e quindi un caricabatterie originale Apple per ricaricare il vostro dispositivo, ma esistono anche caricabatterie più economici, compatibili e che funzionano perfettamente con la ricarica veloce di iPhone. Allora, la cosa che subito voglio chiarire è che se volete acquistare un caricabatterie Apple originale, lo trovate sul sito ufficiale di Apple, ma per supportare la ricarica rapida dovete acquistare solamente quei caricabatterie da 18 watt, 29 watt, 30 watt, 61 oppure 87. Sono questi gli unici a supportare la ricarica veloce. Per quanto riguarda invece i caricabatterie compatibili, beh, ce ne sono tanti nella guida che vi ho menzionato, però qui tra le mie mani ho ricevuto di recente questo da Ciotech che è utile alla causa, fa il suo dovere e funziona bene. Il modello in questione lo trovate anche su Amazon e lo potete acquistare sempre tramite il link qui in descrizione. Questo invece è un cavo che risulta fondamentale perché molte persone a volte sbagliano. Una cosa semplicissima. Vengo contattato e mi viene detto: scusa, io ho comprato il caricabatterie, però la ricarica rapida non funziona. Non ottengo il 50% di ricarica veloce in 30 minuti. Ragazzi, dovete necessariamente acquistare un cavo del genere, che anche in questo caso può essere sia compatibile sia originale Apple. Questo cavo è un cavo USB Type-C a Lightning. Infatti, se ci fate caso, tutti i caricabatterie che supportano la ricarica veloce sono caricabatterie Type-C. Dunque, dovete necessariamente acquistare un cavo da Type-C a Lightning, altrimenti non funzionerà, perché spesso molte persone acquistano un caricabatterie, diciamo, con supporto alla ricarica rapida, che però non ha, come in questo caso, solamente l'uscita Type-C, ma pensano che tramite l'uscita USB possano caricare velocemente il proprio iPhone. Non è così. Dovete anche in questo caso aggiungere una spesa aggiuntiva al vostro carrello. Quindi comprate un cavetto simile e anche in questo caso, se non sapete cosa acquistare, nella guida che vi ho menzionato prima, qui in descrizione troverete anche sempre i cavetti aggiornati e ci sono tantissime marche molto famose che anche su Amazon potete acquistare. La scelta è molto personale perché comunque in questi mesi ne ho provati davvero tanti e fare un video dedicato per ogni caricatore o per ogni, diciamo, cavetto sarebbe molto noioso per voi. Ma posso dirvi che tutti quelli che trovate menzionati nella nostra guida d'acquisto sono sicuramente i più validi. Se volete invece effettuare una ricerca vostra manualmente senza ricorrere ai nostri consigli, allora, quando andate a cercare su internet, su Amazon, su eBay, dove volete per acquistare questi caricabatterie con supporto a ricarica veloce per iPhone, state attenti che ci sia supporto alla cosiddetta power delivery. Ma ripeto ancora una volta, non commettete un errore banale, avete bisogno del cavo. Senza cavo non potete supportare la ricarica veloce. Può sembrare un video banale, lo so, io infatti non avevo proprio pensato di creare questo tipo di filmato, però ho visto che tantissime persone, soprattutto su Instagram, mi hanno scritto che hanno questo problema, allora ho pensato bene di creare questo filmato. Magari vi aiuterà. Naturalmente qui su YouTube trovate anche le playlist dedicate ad iPhone se siete utenti Apple, dove ci sono tantissimi altri consigli come migliori accessori, consigli su come sfruttare la fotocamera per non commettere errori banali, scattare belle foto di notte, c'è davvero di tutto, quindi date magari anche un'occhiata ai nostri video dedicati all'iPhone, va bene? Per qualsiasi dubbio, domanda, consiglio, ragazzi, commento qui sotto, io vi rispondo, come sempre.